Ed ora cambiamo decisamente argomento e parliamo di un tema che normalmente si tratta con leggerezza, cioè la raccolta dei funghi, la stagione dei funghi. Invece in questo caso la cronaca ci impone di trattarlo con grande attenzione. Ci sono i fatti normali, quelli che raccontiamo purtroppo, di atti vandalici sulle auto dei fungaioli. In questo caso invece si parla di sequestro di persona. Sarebbero due i fungaioli di Rapallo che sono stati tenuti in ostaggio per ben 10 giorni. Italo Vallebella, nostro inviato, è andato sul posto per saperne di più. A te la linea. Eccoci Giovanna, grazie della linea. Siamo nel Levante per raccontare meglio questa vicenda che avete già raccontato in parte da studio, con due cercatori di funghi rapallesi che sostengono di essere stati rapiti per 10 giorni. Noi questi due cercatori di funghi li abbiamo trovati, siamo pronti anche a sentire quella che è la loro testimonianza, il loro racconto. Si chiamano Massimo Oneto e Francesco Rossi. Oneto, allora questa è una storia un po' particolare. Ma secondo me era più perché siamo funzebui, mi ricordo poco, Tutto sbiadio, secondo me è un'altra cosa. Per 10 giorni che tenevo prigione. Poi se siamo decessi una panchina di ciava. Ma anche Rapallo che portò. E secondo me la gente è opposta. Rossi, 10 giorni, però nessuno ha dato l'allarme. Ma guardi, nel periodo dei funghi tutti pensano solo ai funghi. Poi noi, essendo single, no, non ci ha cercato proprio nessuno. Ma anche secondo lei è stata gente del posto? Sì, guardi, sì, sono stati inattivi. In 10 giorni ho perso quintali di funghi. Mi temono, perché io sono il numero uno. Mi sono un numero uno. In Liguria si dice che la gente impazzisca letteralmente durante la stagione dei funghi. A questo punto verrebbe da pensare che non è più solo un modo di dire. Anche anche o sei a tornare a lasciare l'amico? Ormai non ti volevi più quello lì. Povero. Che la metto qui. Ti dici? Non lo so, ma speriamo che non abbia troppo utenti, perché sennò veramente è una cosa allucinante. Ma ragazzi! Dai Boggi, che siamo quasi arrivati, dai! Ma stai calmo. Per favore, basta! Stai tranquillo. Ragazzi, adesso basta. Mi levo la benda. Ma che bello! Che bel posto! Boggi, mi ha capello cavani. O è infido? Magari! Pechino e slack! Che qui, Boggi! Franco, come mi sono divertito. Fatemi sempre venire a funghi con voi. Prometti che ci verrai solo con noi? Lo prometto. Dai. Stamattina non ho visto le vostre signore. Non le hai viste perché le abbiamo mandate a fare le signore. Cioè? Le abbiamo offerto un soggiorno in una beauty farm. Così, per il periodo dei funghi, noi siamo tranquilli e loro speriamo che si divertano. Capisco. Parliamo di cose serie. Questa settimana è la terza volta che incontro un macinetto. E guarda lungo cavagno pin. Arretiamolo, opposto galemo. Con macinetto non si può, o non è come quelli due randaggi dell'anno passato. È un personaggio pubblico. Con lei, se vogliamo limitare i danni, non si può deviare a forza. Iniziamo a ragionare. Bisogna deviare l'insegno.
sud, all'est, oppure qualche volta nella zona nord, però lo riusciamo a intercettare. Matti, cosa ti intendi quando ti hai detto che con Macinator non bisogna di una forza, ma l'ingegno? Ci siamo documentati. Un Macinator non è come gli altri, che ne interessa solo i funzi, i porcini intendo. Lei lo ama tutti i funzi. E con Bing, i gaginelli, i ciulli, anche i funzi matti. È vero, per Macinator tutti i funghi sono importanti. Quando trova nel bosco dei funghi rotti, lui patisce, prova dolore. Questo è il suo punto debole, il suo tallone d'Achille. Gli altri dovremmo invitarlo qui e parlare a cielo. Dighe, Macinator, ti ne stai danneggiando troppo, ti ne trovi troppi. O ti ne do 30% di porcini che ti trovi, o se dunque gli altri, tutti gli altri, quando entriamo in team bosco, rompiamo tutti i funzi che non sei giù porcini. Ti sai che danno? Bella idea, mi piace. Sono d'accordo. Beh, 30% è buono, se ci sta. Ciao nativi! Ciao, ciao Presto! Vi volevate parlare? Non è pulito, è solo panza! I ragazzi vogliono farti una proposta. Siediti. Senti, ferro numero 7. Dove sono i chiodini? Dove sono i chiodini? Ferrandi, arriviamo! You like gin and tonic? More galetto. Non sono d'accordo, ma accetto. In fondo è il male minore. Ma ho una condizione, che nel periodo dei funghi io venga a vivere qui con voi. Se resto qua, vi rendo di più. Brexit. Cosa ti dici? Ok. Business is business.
Però, ti ha trovato di fondo se macinetto, eh? Eh beh, dai, qualcosa ho trovato. Pensavo meglio, eh? Si può fare di più. Dai, non lo fa un gradasso. Ti ha trovato in mezzo. Ti ha trovato di fondo, dai. In 15 kg totale, eh? Cioè. Eh sì, mi toccherà dare un bel po' oggi. Come siamo d'accordo, del resto, né c'è e nemmeno, solo come siamo d'accordo. Comunque, Dani. Io non so, vi darei, non so, uno come questo, che può andare bene. Insomma, lei è un po', vabbè, magari solo, però lei è un po' in allappa. Allora, c'è il capello, è che famoso. Vabbè, allora cambiamo. È incredibile. Ne darò un altro, bellissimo. Questo l'ho trovato nelle rocche. Ah sì, eh? Spero di non essere andato nelle vostre funghi. Ah sì, Però sono belle. La 30 rocche, scianti, te capivo? Tutti i tre fusi in terra. E chissà come mai, chissà come mai. Poi ne ho trovato anche uno bellissimo, guardate che meraviglia. Questo qui nell'erba, era fantastico. Insomma, dai, fantastico, una parola grossa. Vabbè, dai, se... Vabbè, qualche morsicata di qualche lumachina, però poi il resto... Lasciamo passare. Va bene, dai, questo va bene, ok. E allora farò uno sforzo, guardate un po' questo che bello, massiccio, sembra una pietra. Bello, ma metti che ne di altri belli. Bravo macinetto, per niente ti è campione del mondo due volte di funghi. Hai avuto solo fortuna. Ah, fortuna, no, non è vero, fortuna. Due volte fortuna, no. Se fosse una volta solo che ti guagni, allora può essere fortuna. Ma due volte vuol dire che te è buono. Bravo Pino. Venite, te mi incastro ti, non è che mi incastro in una scamorza. Già. Ma mia che siamo già, Te di? Sì, che siamo 5 kg precisi, perché le sento le 5 kg precisi. Perfetto, le mettiamo dentro. Dai, però non è in pochi, dai. 10 kg te ne resta, venite. Dai, c'è più la mente. Pronto, ciao Alberto. Sì, ok. Grazie, ci sentiamo. Ciao. Ragazzi, volevo Alberto, mi ha detto che domani mattina lui villesanti di Milano e ne viene a scegliere con il drone. Cosa fa? Pronto, Savino, sono Franco. Ho bisogno di vedite. Domani mattina a 5, porto lo sceppo. Comunque ti dico, non c'era mai stato, sono solo 250 macchine, pare che te lo dico, tutte donne, cioè donne, racchette, contro racchette, palanti, da gente che venne con Fonse, su 250 macchine, ora mi te dico 50 macchine, ma magari anche meno, Però io non ci ho mai stato, sono già contento che ne ho trovati 5, ne hanno trovati 3 attaccati insieme e uno e uno. E quello che era con me ne ha trovato uno un po' medio, ma non medio, uno come la mia lombarda, quella la seconda, quella un po' più piccola, leggermente, fino quasi uguale, un po' più grande appena, e due piccoli, due tappotti anche lui. Sono grande lì. Però ho trovato dei bei galetti e delle belle colombine. Sei il numero uno, ma per le colombine. Ma no, vai bravo, che facile. No, un bellissimo che ti vive meno, bellino che sì. Ma lo sai che ti chiamano No Ticket, Vieni porca. Ma dai, finiscila, questa cosa te l'hai detto, tu torna a te l'hai detto. Vai a vedere il tesserino.